Allora, i doppiatori sono poi gli attori che sono gli attori di doppiaggio che danno corpo e voce ai dialoghi scritti dai dialoghisti, che è una professione, diciamo, più diciamo, di scrittura, ecco, una professione di traduzione, di scrittura. Come diceva Francesco Verano, non è soltanto una questione di fedeltà, è una questione anche di efficacia della traduzione. Per esempio, un caso tipico è la commedia. La commedia è fatta per far ridere, quindi non è tanto e soltanto importante tradurre in modo fedele, ma tradurre in modo efficace, in modo insomma, che la versione italiana del film inglese, della commedia francese, sia efficace, faccia ridere lo spettatore, il pubblico italiano.